Uno dei grandi miti che affronto nel mio libro Economia della Pace, che in un certo qual modo cerco di sfatare, è il mito dell'innovazione tecnologica in ambito militare che apporta dei benefici all'economia civile e all'economia nel suo complesso, per almeno due motivi. Il motivo più importante è sicuramente il motivo della segretezza. Tutti noi siamo intuitivamente portati a considerare vera questa affermazione: un'arma apporta dei vantaggi a chi la utilizza se essa è segreta. Questo che cosa vuol dire? Vuol dire che, in parole molto semplici, storicamente tutti coloro che hanno innovato nel settore militare hanno tenuto segreta questa innovazione per evitare che potesse essere poi riprodotta da un nemico o da un avversario. E questo vale un po' per tutte le innovazioni. Le esigenze di segretezza che derivano da esigenze strategiche evidentemente rallentano la diffusione delle innovazioni e non la favoriscono. Se degli ingegneri producono dei nuovi sistemi di puntamento, evidentemente questa sarà una ricerca molto specializzata. Per convertire questa ricerca poi a uso civile ci saranno dei costi elevati, sia in termini professionali che in termini finanziari. Facciamo il caso dell'Italia. L'Italia è un paese che ha un mercato del lavoro relativamente piccolo. L'Italia è un paese piccolo, nei fatti, quindi ha un mercato del lavoro relativamente piccolo, ha una quantità di capitale umano specializzato relativamente modesta, peraltro minore degli altri paesi. Ora immaginiamo che in un mercato del lavoro ristretto il numero di ingegneri specializzati vada a lavorare in segreto per la ricerca militare. Sono tutti ingegneri che io avrò sottratto all'economia civile. Cioè, quegli stessi ingegneri che io in segreto faccio lavorare per sviluppare delle armi che devo mantenere segrete, non sono ingegneri che viceversa potrebbero sviluppare innovazioni in ambito civile.